Caliendo. La parola alla senatrice Alessandra Riccardi. Grazie Presidente. Che ha solo 5 minuti. Grazie. Governo, colleghi, confesso di provare personalmente non poco disagio nel vedere il Parlamento impegnato su questo tema in un periodo nel quale la contingenza e la realtà suggerirebbero invece di concentrare ogni risorsa, ogni singolo sforzo per aiutare il Paese a gettare le basi per una ripresa economica e sociale che dovrà essere importante e soprattutto ben strutturata. Ritengo necessario preventivamente sgomberare ogni dubbio da un concetto che qualcuno ha tentato di far maldestramente passare. Da questo lato del Parlamento non siedono donne e uomini insensibili, non siedono mostri indifferenti al dolore o alle difficoltà. Da questo lato del Parlamento siedono semplicemente donne e uomini che mettono la sicurezza dell'Italia e dei cittadini italiani sempre e comunque al primo posto. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle è quello di arrivare a sbarchi zero entro i prossimi 5 anni. L'immigrazione è il più grande fallimento dei partiti. Hanno firmato accordi suicidi che hanno trasformato l'Italia nel campo profughi d'Europa e hanno foraggiato il business della criminalità organizzata. Queste appena citate non sono mie parole. Era con frasi di questo tenore che veniva accompagnato nel 2017 il programma immigrazione di uno dei partiti della maggioranza. Frasi ben rappresentative di un concetto ripreso poi in maniera più analitica dal punto 8 del programma elettorale del 2018 di quello stesso movimento politico. Appare chiaro quale fosse la linea da seguire in tema di immigrazione e a onor del vero va riconosciuto che nei mesi successivi alle elezioni politiche tale linea era stata tradotta infatti con la nascita dei decreti sicurezza fortemente voluti dall'allora ministro dell'Interno Salvini e dalle forze politiche che supportavano quel governo. La condivisione sul tema sussisteva ed è provata dalle numerose dichiarazioni audio, video, social e a mezzo stampa rilasciate da alcune delle personalità che più si adoperarono per quel progetto normativo, volte a esprimere una dura contrarietà nei confronti dell'accoglienza indiscriminata, che veniva etichettata come qualcosa da non dover mai più rivedere nel nostro Paese. Ci fu chi, forte di un ruolo di leader politico in quel periodo, richiamò all'ordine i suoi colleghi tuonando, e cito, il Movimento 5S è pro decreto sicurezza. Continuo. Se c'è qualche membro della maggioranza a disagio sul decreto sicurezza, si deve ricordare che fa parte di una maggioranza che quel decreto l'ha votato, di un governo che lo sta applicando, che lo sosteniamo, e che chi prende parte in questo momento a questa buttata prende parte a una buttata politica per far sentire un po' di sinistra chi con la sinistra non ha più nulla a che fare. La stessa persona che nella scorsa legislatura, in tempi quindi non sospetti, non aveva avuto titubanze nel definire le ONG i taxi del Mediterraneo, aggiungendo che chi dice che è inopportuno attaccarle fa finta di non vedere il business dell'immigrazione. Quelle stesse ONG che oggi, con questo provvedimento, vedono alleggerite non poco le possibili sanzioni nelle quali potrebbero incorrere in caso di un eventuale illecito. Vi è poi chi, proprio negli ultimi giorni, ci ha dimostrato di non avere assolutamente più memoria di quel periodo, ma all'epoca, in un'ospitata televisiva, difendeva così, con fierezza e fermezza, la paternità e la bontà del proprio operato, e cito, nel 2018, solo grazie a 7 mesi del governo del cambiamento, meno 90% di sbarchi in Italia. Sapete cosa significa? Tanti morti in meno. Pregherei di non disturbare troppo l'oratrice, grazie, accomodatevi, prendete posto, grazie. Nell'emiciclo. Se non c'era sottoscritto, la Lega non faceva niente. Io sono responsabile della sicurezza della navigazione fino all'attracco dell'imbarcazione al porto. Lui, Salvini, è responsabile dopo della sicurezza dello sbarco per ordine pubblico. Se questi due elementi e queste due politiche non si integravano, non ci sarebbe stato il meno 90%. Quindi iniziamo a dire che è grazie al buon lavoro di due forze politiche chiare e coerenti che si portano a casa i risultati. In questa intervista il collega faceva riferimento a due forze politiche chiare e coerenti. Oggi, a distanza di 2 anni, la storia ci racconta che solo una di queste due forze politiche è rimasta tale, la Lega. Vede, Presidente, è pacifico che non c'è nulla di illegale o di sbagliato nelle parole che ho sopra citato. Anzi, tutt'altro, sono parole che io condividevo allora e condivido oggi.
parole condivise dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani, parole che elogiavano i decreti sicurezza semplicemente perché erano davvero dei provvedimenti che, indipendentemente da ogni retropensiero, da ogni colore politico, hanno reso l'Italia un paese migliore, un paese più sicuro dove vivere. In quanto membro della Giunta Prerogative e Immunità del Senato, è sempre stata chiara a tutti la mia posizione sul tema. Una posizione che giusto... La prego di concludere però, grazie. Non è mai cambiata. Quella era quella 2 anni or sono, quando il mio gruppo di riferimento era un altro, ed è rimasta la medesima oggi che sono parte del gruppo della Lega. Questo perché su alcuni temi delicati, importanti, imprescindibili, non può variare il giudizio solo in base al vento che soffia in un determinato momento politico. Grazie. Concluda. Non dovremmo mai dimenticarci che tutti noi siamo qui in rappresentanza dei cittadini italiani e i cittadini italiani oggi ci chiedono supporto, prospettive e futuro. Non ci chiedono di impiegare il nostro tempo e le nostre risorse per distruggere dei provvedimenti che fanno del bene. La ringrazio, è molto solo concludo. Perché questi portano la firma di un avversario politico o solo per gli interessi di questo o quel partito. Grazie.